questo l'abbiamo discusso anche con i nostri vertici del partito, e ti cito i nomi, Calzano, cioè, Domenica, Iacolaro, De Vita, Affanti, allora oppure non possiamo più andare avanti. Allora io voglio soltanto concludere, poi ci saranno anche i miei colleghi, ognuno di loro dirà la sua. Vedete, le dimissioni di Iori ci hanno talmente turbato a tutti quanti, e non soltanto a chi mi parla, ma a tutti penso su questo, però questo turbamento, un momento dopo aver discusso con Iori, abbiamo parlato con Iori, questo l'abbiamo superato, ma questo gruppo si è rafforzato ancora di più, perché Iori ha voluto che al suo posto dovesse entrare un giovane, che è Enzo Rossetta, che dovrebbe subentrare al posto di Iori, ed è un giovane che è armato di buona volontà, anche se non ha tanta esperienza amministrativa di consiglio comunale, ma ha esperienza della circoscrizione. E Rossetta è pronto ad affrontare un ragionamento insieme a noi, ma anche lui ha detto in un momento, anche lui di video, voglio affacciare in questa amministrazione con lavori che faccio un'esperienza positiva e non negativa. Ma se quella che mi racconta io deve essere un'esperienza negativa, io preferisco non entrare in questa amministrazione, perché questo significa non fare un bagaglio di esperienza positiva che potrei dare un contributo alla città, ma significa è meglio evitare e affrontare un altro lavoro. Abbiamo supplicato a Rossetto, anche lui, insieme a noi, che sì dovremmo fare un'azione, la faremo quale insieme, ma ci auguriamo che dopo questa conferenza che qua si è detto quello che pensiamo, il sindaco riesce a fare, diciamo, un esame di coscienza di queste cose e comincia ad aprire un dialogo vero regno, ma non soltanto con noi, che è con noi, che è altro. Innanzitutto al tuo interno, al dell'Emilia, poi con lui, poi con l'MPA e poi anche con la minoranza, perché il sindaco non può far finta che da un'altra parte, che sta l'opposizione, non deve avere anche loro idee o proposte a sottoporre l'interesse della città, perché tutti coloro che si vanno a candidare e chiedono il consenso alla città, chiedono il consenso perché hanno delle idee da esprimere, e noi dovremmo fare tesoro di questo. Grazie. Franco, siccome non abbiamo concertato la scaletta, io vado a braccio, penso che debba parlare Rossetta o Ramaglia, però prima di passare la parola al consigliere Ramaglia vorrei continuare con i saluti, perché prima non ho visto alla mia destra il consigliere Gennaro Casuano dell'UDC, poi tra poco Partito della Nazione, non ho visto Raffaele Bene che è di qua, poi ho visto il consigliere comunale di Sinistra Critica Nando Danna, saluto Ciro De Rosa, dirigente del settore servizi demografici, saluto Oscar Cocossa, l'ingegnere Mauro Piazza, il consigliere Perno che è arrivato dopo, è arrivato anche dello Salice che rappresenta Roma e Restover, l'amico Laezza dell'Alto Mesercento, quindi penso di aver visto un po' tutti. Saluto anche il Russo, il nostro amico direttore di Sinistra Critica, che è anche lui in sala. Adesso passo la parola al consigliere Enzo Ramaglia. Salve a tutti. Però tu non è che mi avvicini perché siamo in... Lo sa. Se c'è il pubblico, allora non lo sa. Questa è una conferenza stampa che noi stiamo facendo oggi perché condividendo tutto ciò che ha detto consigliere Troiano, è una conferenza stampa che oggi parla di dimissioni di un consigliere comunale con delle motivazioni che devono farci riflettere, e questa poi è la conferenza stampa di oggi. Di un uomo di 64 anni, un imprenditore, che ha dimostrato a qualcuno di essere attaccato alla poltrona, che infatti sono questi qua.
E qui ci deve far riflettere, ci deve far pensare cosa può scattare un consigliere comunale o un qualche altro consigliere comunale, ci sono ancora comuni che possono dire no, la una poltrona così a vita, per modo di dire, perché poi ci sono tanti di miei sacrifici su queste poltrone, a volte, tanti di quegli oneri, gli onori. Però c'è stato un consigliere comunale a Casona che improvvisamente ha detto basta, rinuncio. Ha detto la parola fatidica, non ce la faccio più. Dopo l'ultimo consiglio comunale, perché non è stato soltanto quello che risolve il consiglio comunale, ma ci sono stati tanti altri risolti, dal CP3 a oggi che ha dato forza con le 15 di dimostrare la città che eravamo una maggioranza coesa, compatta, che poteva dare una svolta, perché dopo il CP3, grazie all'intenzione che abbiamo dato una svolta, non abbiamo dato a Casoria l'onta, dopo l'onta grave di una commissione permettizia, un'altra onta più grave che era quella del dissesto finanziario, dove ogni consiglio comunale di quei 15 responsabilmente, con molta paura, io sono uno di quelli, ha votato per chi è responsabile, perché amava questa città. E Iorio è uno di quelli là. Iorio era il consigliere imprenditore che poteva avere per qualcuno interessi, ma ha dimostrato che non c'ha interessi. Nel mio gruppo, faceva parte, ha dimostrato che non ha interessi, lasciamolo lì. Ha dimostrato che lui non ha motivato niente, perché io non ce la faccio più, perché ci sono stati dei risolti, delle situazioni che andavano al di fuori della politica. Io sono stato votato nel centro-sinistra, da indipendente, tornando ad essere partito. Sono stato coerente, stando nei banchi dell'opposizione, fino all'ultimo, votando atti e dicendo anche alla persona Ferrara, al singolo Ferrara, il primo giorno che sono seduto, porta atti che vanno all'interesse del paese, che era il minimo, io non ho problemi a votare, anche stando da questa parte. Questa sensazione che ha dato tanto può dare ancora molto, io ci credo ancora, ci ho creduto, ci voglio credere. Però c'è un però. Le dimissioni di oggi ci devono far pensare che sono dimissioni che non è da tutti, perché sono attaccati alla poltrona, ma ci potrebbero essere anche altri. Io sono uno di quelli che ieri insieme a Troiano aveva detto basta. Basta, perché ci mettiamo la faccia, ci mettiamo i punti. Stiamo dando un esempio alla città che non giova, non giova né a noi, ma non giova alla città. Noi possiamo, come ho detto spesso, che possiamo fare molto, che abbiamo passati con CIP3, credo che nessun comune, e una mole di lavoro il sindaco ha fatto per questo CIP3, io ne sono ben condiviso. Vedete, quando sono passato da questa parte, come classico, come qualcuno poteva pensare, io l'ho fatto perché ho visto nel gruppo Tommaso Iorio, ma ci ho guardato proprio un imprenditore Iorio. Io nel passato l'ho fatto perché c'era Iorio in questo gruppetto. Oggi sono un po' spandato, perché Iorio per me era una mente che non era un politico, però era l'esperienza, era la saggezza, quello che ti guidava sotto certi aspetti anche nel farti ragionare e di tante volte non tanto chiaro. Oggi noi abbiamo messo un rappresentante, un amico, che ha detto basta, basta perché non ce la faccio più, ma ha detto tante di quelle volte che... E allora io dico questo a questa amministrazione. Noi possiamo passare anche il bilancio passerà, perché è un bilancio che io ci credo anche nel bilancio, però dopo il bilancio, dove andiamo? Come ci poniamo alla città? Ci saranno altre dimissioni, ci saranno altre dimissioni. Allora io dico, se è possibile, un mea culpa, ci facciamoci un po' le cene, diciamo, cenere, lasciamo tutti un passo indietro, maggioranza e opposizione, perché io dico sempre che una buona maggioranza, un buon governo, esiste solo se esiste una grande opposizione.